E bella a tutti ragazzi, sono Gamer Joe e bentornati su un nuovo video di Pokémon Go! Novità, novità, sempre novità su questo gioco, ci piace così. Allora ragazzi, iniziamo col parlare del nuovo Raid Boss. Come vediamo dalla notifica in game, dal 18 dicembre fino al 15 gennaio possiamo trovare nei raid di livello 5 il Pokémon Cratere di tipo fuoco e acciaio, il leggendario Heatran. Purtroppo Cresselia, dopo l'entrata di questo nuovo leggendario, ci ha dovuto abbandonare. Penso che dispiaccia un po' tutti, vero allenatori? Bando alle ciance, chi se ne frega di Cresselia, non vedo l'ora di aggiungere al Pokédex questo Heatran, così almeno ci scalderà un po' in questo inverno veramente gelido. A proposito di Heatran, allenatori, vediamo assieme ora che Pokémon possiamo usare per andare a sconfiggerlo. Ecco qua la sua scheda, come possiamo vedere Heatran è il numero nel Pokédex 485, come abbiamo detto è un tipo di fuoco e acciaio, i suoi punti salute sono di 209, ha un attacco di 251 e una difesa di 213. Nei raid di livello 5 d'ora in poi possiamo trovarlo con 2058 punti lotta, che significa il più scarso praticamente, invece il 100% di V è 2145 punti lotta. E se abbiamo fortuna che nella nostra città c'è il boost meteo, e cioè sole o neve, possiamo trovarlo con 2573, ancora una volta il più scarso, invece il 100% del boost è 2681 punti lotta. Sotto vediamo le sue debolezze, che sono lotta, terra e acqua. Sotto le debolezze abbiamo le mosse che potrà avere, invece per ultimo abbiamo la cosa più importante, i Pokémon da schierare. Come vedete questi sono i sei principali, che sono Groundon, Rhyperior, Kyogre, Swampert, Golem e Machamp. E mi raccomando, le mosse allenatori, così da effettuare un attacco super efficace. Groudon e Rhyperior dovranno avere la mossa veloce e quella caricata di tipo terra, Kyogre o Kyogre dovrà avere mosse di tipo acqua, Swampert e Golem, anche questi due dovranno avere mosse di tipo terra, invece Machamp chiaramente dovrà avere delle mosse di tipo lotta. E questo era quello che riguardava il nuovo leggendario in arrivo nei raid da livello 5. Ma insieme al nuovo leggendario Heatran, ragazzi, selvatici o nelle uova, possiamo trovare dei nuovi Pokémon. Vediamo quali. Appena arrivati dalla regione di Sinnoh, possiamo trovare selvatici ben 10 nuovi Pokémon, che sono Bronzor e Bronzong, Scorupi e Drapion, sotto Finneon e Lumineon, poi abbiamo Snowwer e Abomasnow, poi abbiamo Krogunk e Toxicroak. Come detto, questi 10 Pokémon, tutti accompagnati dalla propria evoluzione, d'ora in poi possiamo trovarli selvatici. Invece centralmente possiamo vedere che hanno anche rilasciato dei nuovi baby dalle uova da 7 km, e cioè le uova Alola. Abbiamo la pre-evoluzione di Chimeko, e cioè Chingling, in successione la pre-evoluzione di Snorlax, Munchlax, e come ultimo la pre-evoluzione di Mantine, Mantyke. E chiaramente non potevano mancare gli shiny, allenatori, e come detto in un video precedente, visto che in arrivo Delibird ci ha fatto un regalo, e cioè possiamo trovarlo in forma shiny. Quindi preparatevi ad aprire tutti i Delibird che trovate sul vostro percorso, così da aggiungere un nuovo shiny alla vostra collezione. Ma con gli shiny non è finita qui, perché come ogni anno ad ogni Natale rilasciano Pikachu con il cappellino di Natale. Infatti Pikachu possiamo trovarlo selvatico, e se abbiamo anche un pizzico di fortuna possiamo trovarlo in forma shiny. Poi se si vuole farlo evolvere in Raichu prenderà queste sembianze qua. Invece per trovare il piccolino, e cioè Pichu, dobbiamo far schiudere delle uova da 2 km. E anche quest'ultimo, se abbiamo un po' di fortuna, possiamo schiuderlo in forma shiny. E per concludere il capitolo shiny, allenatori, vediamo Marill. Vale più o meno la stessa cosa di Pikachu, infatti Marill possiamo trovarlo selvatico, e anche qua con fortuna possiamo trovarlo in forma shiny. Una volta catturato, se desideriamo farlo evolvere,
prenderà queste sembianze dorate. Veramente molto bello questo Azumarill, mi pare che si chiami, l'evoluzione di Marill. Carino, allenatori. Invece il piccolino, la pre-evoluzione di Marill, e cioè Azurill, se volete la forma shiny, allenatori, preparatevi a schiudere tante uova da 7 km. E queste, allenatori, erano tutte le novità che vi aspettano nei prossimi giorni. Ora volevo andare a prepararmi per affrontare al meglio il nuovo leggendario Heatran. Stavo cercando di mettere assieme i Pokémon per formare la squadra vincente quando mi sono accorto di non aver ancora effettuato l'evoluzione di Rhydon. Ecco, come vedete, questi attualmente sono i 3 Pokémon che ho selezionato per andare a fare l'evoluzione della quarta generazione, e visto che ci serve Rhyperior, oggi faremo proprio questa evoluzione. Andremo a far evolvere questo Rhydon da 98% DV. Di caramelle ne abbiamo più che a sufficienza, direi che possiamo far partire l'evoluzione. Come sappiamo e avete visto, ci serve la pietra Sinnoh per andare a fare questa evoluzione. Ecco che va ad evolversi il nostro bellissimo Rhydon, ed eccolo qua, Rhyperior, potentissimo, allenatori. Lo andiamo ad aggiungere al nostro Pokédex. Eccolo qua, Rhyperior, andiamo a cambiargli il nome dopo. Non si vede a quanti punti lotta è arrivato, 2395. Assolutamente da tirar su. Come mosse è arrivato con abbattimento di tipo terra e surf. Mi ha dato surf di tipo acqua, ma anche questa assolutamente da usare delle MT e cambiargliela. Abbiamo ricevuto un bel Rhyperior da 98% DV, ma con delle mosse abbastanza schifosine, perché saranno da cambiare tutte e due. Perché come abbiamo visto prima, allenatori, ci servono delle mosse sia veloce che caricata di tipo terra. E con questa evoluzione direi che possiamo concludere. Fatemi sapere, allenatori, se avete già trovato qualche nuovo shiny appena rilasciato. E mi raccomando, preparatevi al meglio contro Heatran, magari facendo, come ho fatto io, un'evoluzione con la pietra Sinnoh. Da Gamer Joe per oggi è veramente tutto. Se il video vi è piaciuto, vi invito a lasciare un bellissimo like e ad iscrivervi al mio canale. Gamer Joe vi saluta e ci vediamo nel prossimo video. Ciao allenatori!